Ciao, benvenuti alla sesta puntata della quinta stagione di Business Coaching Talk. Io sono Antonio Panico e sono con Teresita Di Lauro. E oggi si parla di. Oggi parliamo di come creare un cruscotto di numeri aziendali. Benissimo, bellissima informazione oggi. Bene, questo podcast, insieme a tutte le puntate precedenti e quelle future, ha l'obiettivo di aiutare gli imprenditori ad acquisire la giusta consapevolezza e le giuste tecniche per guidare l'azienda e far prosperare la propria attività. Quindi ti consiglio di iscriverti cliccando sulla campanellina, magari metti pure un like, condividi pure questo video, manda all'imprenditore tuo che questa roba di cui parliamo oggi non la sa. Ovviamente rimani fino alla fine. Oggi abbiamo scelto questo argomento perché tante persone fanno ricerche del genere e chiedono: ma come si fa a creare un cruscotto aziendale? Dobbiamo partire dal concetto di cruscotto aziendale. Partirei definendo e guardando perché si chiama cruscotto. Si chiama cruscotto perché la macchina, la nostra macchina, quella lì che guidiamo, ha una parte all'interno del quale ci sono i dati rilevanti come la quantità di benzina, la temperatura dell'olio, c'è il contachilometri. Ci sono le frecce che quando rimangono accese ti lampeggiano e ti fanno anche un tintinnio. C'è la spia delle cinture che se il bambino dietro non se l'è messa se la deve mettere per forza, o comunque tu vuoi che se la metta. Qui ci sono degli indicatori fondamentali che tu puoi osservare di continuo e degli altri indicatori che arrivano in caso di necessità. Il bambino dietro si slaccia la cintura, ti lampeggia e ti fa il bip. Perché? Perché ti consente di intervenire e fargli mettere la cintura. Oppure si accende la luce, la spia del motore, significa che il motore ha un tipo di problema qualsiasi che ti dice di fermarti quanto prima e in totale sicurezza e far arrivare, non lo so, un meccanico per una diagnosi e così via. La gomma si sgonfia, ti arriva la spia per la pressione delle gomme. Immaginatevi di avere nel cruscotto tutte le informazioni: stato motore, umidità dell'ambiente esterno, pressione della gomma. Tutte informazioni che per guidare non sono rilevanti, diventano rilevanti soltanto se diventano un problema. Quindi si sgonfia la gomma, esce la spia. Se la gomma è gonfia, la spia non lampeggia, non ti dà nessuna indicazione. Con lo stesso razionale, quindi, bisognerebbe costruire un cruscotto di numeri aziendali, di numeri fondamentali, che sono per esempio il fatturato giornaliero, il tasso di conversione nelle vendite, oppure se è un cruscotto di marketing, il numero di click, il numero di persone che si sono iscritte a una determinata pagina, il costo per lead e le informazioni essenziali che, paragonate allo standard atteso, ti dicono se l'azienda sta andando nella giusta direzione oppure no. Questo è un cruscotto aziendale e serve a questo, serve a vedere se in velocità di crociera stai andando giusto, nella direzione giusta, stai consumando la benzina giusta, ovvero il margine, stai producendo i chilometri che devi produrre, sei nella direzione giusta e non hai nessun problema fondamentale. Questo è un cruscotto aziendale. Ma ci sono degli strumenti o dei software che possono essere utilizzati per sviluppare un cruscotto di numeri aziendali? E quali sono i principali vantaggi o anche svantaggi? Per esempio, noi con un'azienda di un nostro cliente abbiamo con SAP organizzato un sistema di raccolta dati nei 200 negozi che ci sono in Italia, per cui i dati confluiscono in una dashboard e viene stampata, e il cliente ha la stampa di tutta l'azienda, i negozi e la singola commessa. Quindi esistono dei software, sì, esistono dei software anche belli importanti, che vanno organizzati, come sempre dico, lo strumento viene dopo del razionale, quindi prima va organizzato e poi va scelto lo strumento, perché aiutano e facilitano, però ovviamente non sono indispensabili. Poi ovviamente un'azienda come questa, che ha centinaia di commesse, centinaia di negozi, e se tutti si devono mettere a riempire le tabelle dei numeri, e non si finisce più. Quindi in quel caso è necessario sviluppare un software, ma molto spesso la piccola impresa basta un foglio Excel, ecco, diciamo. Tant'è che noi in questa azienda che è grandicella, il primo lavoro lo facciamo con i fogli Excel. Quindi se facciamo prima i fogli Excel, vediamo prima se gira il cruscotto e se ci dà numeri rilevanti. Una volta fatto questo andiamo a vedere il resto. Faccio ancora degli esempi. Nel cruscotto noi abbiamo ipotizzato all'inizio l'indice di vendita dell'intimo, che fattura l'1% del fatturato aziendale. Ora è rilevante? No. È più importante vedere quanti copri-spalla che costano 500 euro hai venduto sul totale pezzi venduti. Quello è più rilevante, no? Perché vendi pezzi ad alto valore aggiunto, ad alto costo. Quindi a volte ci si perde in numeri che sono un po' inutili, come. È come immaginatevi di avere, mentre guidate, avete
il grado di umidità dell'ambiente esterno che cambia di continuo perché state salendo una montagna, state scendendo e quella roba vi lampeggia davanti agli occhi. Che utilità avete? Vi distrae soltanto. Qui ci sono numeri rilevanti e numeri che non sono rilevanti. La prima cosa è fare una tabella Excel, guardarli, abituarcisi un po' e vedere se hai messo tutti i dati rilevanti o se hai messo tutti i dati che sono inutili. Se avete messo dati inutili, cancellate, tanto che è una foto. Cioè, dovete semplicemente guardare quelli importanti. Un'altra volta in un'azienda che aveva una catena di fast food è tipo McDonald's, no? I fast food si chiamano penny business, cioè sono aziende, sono business che, dove tu guadagni i penny, cioè centesimi, su un panino guadagni 10 centesimi, quindi devi fare tantissime vendite per guadagnare. E l'imprenditore nel cruscotto aveva messo il numero di bustine di ketchup che venivano, di ketchup, no, di maionese, di ketchup che venivano vendute, perché secondo lui quello lì era un indice di quanto loro proponevano, nel menu quanta roba proponevano. Allora questi ragazzi avevano imparato, era diventato importante vendere il ketchup, quindi tutti vendevano il ketchup e il fatturato non arrivava. Dici, scusa, perché guardi il ketchup? Perché il ketchup è lui che lo propone. Dico, ma cavolo, ma non è più importante rilevare su 10 menu quanti sono diventati big che costano il 50% in più e a te costano soltanto il 10% in più, quindi c'è più margine? Non è più importante vedere quante volte hanno proposto il panino, quello lì, gourmet, che costa 4 volte tanto il panino normale e che ti dà molto margine? Ah sì, è vero, quindi togliemmo dati irrilevanti e inserimmo i dati rilevanti, il menu gourmet, il menu maxi, perché quelli facevano più fatturato e più margine. Beh, allenati i venditori, i cassieri a fare questo lavoro, i numeri sono completamente cambiati, oggi ovviamente l'azienda si è espansa, eccetera, eccetera, e il ketchup non è stato più un dato rilevato come importante. Bustine di ketchup, 10 centesimi, che tu ne proponi 1000, a me che me ne fotte, io devo fare margine con il menù grande, col panino gourmet. Non so se a me che me ne fotte si capisce in tutta Italia. Metteremo il sottotitolo. Significa a me cosa interessa, a me interessa poco. Antonio, ma come si possono visualizzare efficacemente i dati nel cruscotto per garantire che le informazioni chiave siano facilmente comprensibili e accessibili a chi prende le decisioni in azienda? Ma guarda, molto semplice, si fa una tabella, si mettono in file i numeri, o magari non lo so, in verticale metti gli operatori oppure i negozi, non so, dipende dalla situazione, e in verticale puoi mettere i vari dati, quindi puoi mettere il fatturato dell'anno scorso, lo scostamento, il numero di pezzi, il numero di scontrini, il numero di pezzi medi per scontrino, il fatturato medio per scontrino, i dati rilevanti in fila. Poi ovviamente ti devi dare uno standard, per esempio, tasso di conversione 20%, qual è lo standard aziendale? Se noi tutti quanti facciamo il metodo, il tasso di conversione è il 30%. Io me lo devo ricordare, poi ovviamente te lo ricordi, ma andrebbe messo nel cruscotto, no? Andrebbe messo il desiderato. Poi ovviamente lo puoi visualizzare in molti modi, i software ti consentono di mettere le freccette rosse e verdi. Il concetto intanto è metterli ordinati e fare in modo che siano leggibili, poi... con le aziende di software si può fare tutto di più. Che siano leggibili e che siano guardati quotidianamente. Vabbè, se fai un cruscotto aziendale, ecco, e non lo guardi, è come, cioè, spendere soldi per una cosa inutile, no? Nel senso, tu hai il cruscotto, lo devi osservare, lo devi analizzare, poi devi anche imparare a farlo, perché per esempio in quell'azienda che ti dicevo, in Video Uomo, quando abbiamo iniziato e abbiamo fatto crescere una persona, è diventata responsabile delle vendite, non lo sapeva vedere, non sapeva notare le incongruenze tra una commessa e un'altra, da un negozio e un altro, per scoprire se c'era qualcosa che non veniva fatto bene, no? L'abbiamo visto insieme più e più volte, fin quando lei è diventata l'opinion leader dei cruscotti, oggi è bravissima. Oggi, dopo pochi mesi che iniziamo questo processo, è bravissima, va da sola, quindi basta un po' di formazione e chiunque può leggere un buon cruscotto. Ma in che modo un cruscotto di numeri aziendali può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi reparti in azienda? In miliardi di modi. Allora, in miliardi di modi è ovviamente, secondo me, è importante che ogni reparto in azienda abbia il suo cruscotto. Cioè, il direttore della produzione deve avere i cruscotti di produzione, il direttore marketing deve avere i cruscotti del marketing, il direttore vendita deve avere il cruscotto della vendita. Non lo so, il direttore della logistica deve avere il cruscotto di tempi, chilometri fatti, benzina consumati del reparto logistico, dei camion che partono. Ognuno deve avere una sua tabella di analisi. Poi questi numeri possono essere anche
sintetizzati in qualcosa che legge l'amministratore delegato. Ma non penso che l'amministratore delegato freghi qualcosa di sapere la logistica, quante ore ci mette il camion per arrivare a Torino, se ce ne mette due in più o due in meno. Ecco, questo qui c'è un lavoro, ci sono dati di competenza e dati rilevanti anche per il proprietario di un'azienda. Quando vedo proprietari dell'azienda che vogliono entrare nel dettaglio di cose irrilevanti, non importanti, però rilevanti per i suoi scopi, secondo me è sbagliato. Poi se vedi che la logistica crea un buco economico, che perdi soldi, devi entrare nei dettagli, dici: il capo della logistica, mi spieghi che cazzo stai facendo? Mi fai vedere i tuoi cruscotti? Cavolo, vedi che i tuoi perdono gasolio e si consuma molto di più del budget? Te ne vuoi accorgere? Allora quello lo devi fare. Però secondo me, quando tutto fila liscio, finché io sono della scuola del management di Loretta Berti, finché la barca va, lasciala andare, nel senso che quando le cose vanno bene in azienda non bisogna entrare nel dettaglio inutilmente. Quando le cose vanno un pochino male, allora io voglio sapere ogni cosa, voglio capire ogni millimetro. Ma se le cose vanno bene, l'azienda cresce, i numeri ci sono, posso tollerare un po' e non sono così rigido. Quando il dato è negativo, allora voglio approfondire, voglio vedere tutti i cruscotti, i numeri sottostanti, voglio capire ogni virgola che è stata mossa, che cosa è successo. Però consideriamo che un'impresa deve basarsi sulla fiducia dei propri manager. Quindi il mio direttore vendita non è che gli faccio le pulce ogni giorno, ma se passano 3 giorni che non vende, gli facciamo le pulce. E se la risposta non è congruente, mi dà una risposta vaga, dico: ho capito, dai, apri i cruscotti, fammi vedere tutti i numeri, chi sono i clienti che state chiamando, voglio sapere ogni cosa. Se lui mi risponde: va, tutto sotto conto, è successo questo, questo e questo, sto riservando, adesso arrivano i contratti, bravo Panaccio, vai. Se lui mi risponde: ah no, i lead non sono buoni, allora voglio sapere tutte le virgole, che c'è qualcosa che non va. Quindi abbiamo detto che ogni reparto ha il suo cruscotto personalizzato, però diciamo c'è una regola di base. Noi parliamo sempre dell'importanza di mettere KPI di processo e KPI di risultato. KPI di risultato da solo servono a poco, ci vuole KPI di processo che ti dice se quell'attività è stata fatta bene. Faccio sempre lo stesso esempio perché si capisce bene: il venditore, se vende secondo il metodo di vendita, deve fare in media il 30% di tasso di conversione. Un venditore sopra il 30% di tasso di conversione è particolarmente bravo, uno che fa meno del 30% di tasso di conversione non è sfortunato, non ha i lead sbagliati, non ha i clienti sbagliati, non sta applicando il metodo, punto. Non metto in discussione il metodo perché uno non lavora bene, vedo cosa sta facendo di sbagliato. E il cruscotto serve sempre a questo, no? Se ti si accende la spia del motore, cioè rallentare non serve a nulla. Dire: ci sarà un contatto, c'è il un film falso contatto. C'è il film, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, cioè io vedo i ragazzi che adesso sono grandicelli, ma prima si vedeva Big Bang Theory, ah, sì. Bellissimo, Sheldon Cooper, Polly, Leonard, bellissimo, e c'era Sheldon Cooper in macchina con Polly, che è la cuoco, un'attrice, insomma, un personaggio bellissimo, e lei aveva questa macchina con la spia del motore. E Sheldon Cooper dice: ma scusami, c'è una spia del motore, devi portarla a meccanico. Ah no, non ti preoccupare, è una spia che si accende ogni tanto. No, ma indica che il motore è rotto, devi portarla. No, ha sempre fatto così da quando l'ho comprata. Ci sarà un falso contatto. Ovviamente rimane a pere, si rompe la macchina, questa rimane a piedi. Ci avevo detto della spia, lasciami stare, t'arrabbiata lei. È una bella scenetta. Ma se tu vedi che un dato va giù e chiede il responsabile dice: ah, oggi c'è il vento, è un falso contatto, cavolo, devi entrare nel dettaglio, no? Devi guardarlo attentamente quel dato, altrimenti non, se i numeri vanno bene non c'è bisogno. Allenti la disciplina, insomma. Sì, un imprenditore deve essere, è come un cavallo, cioè se tutto va bene, se in velocità di crociera non spingi, no? Se il cavallo rallenta devi spingerlo. Non lo so, non sono mai andato a cavallo, però immagino che sia così. Ma quali sono le best practice per mantenere e aggiornare regolarmente un cruscotto di numeri aziendali per assicurarsi che i dati che abbiamo rimangano rilevanti e accurati? Ma l'accuratezza, allora, se tu vuoi un dato accurato devi avere un software. Quindi se tu hai imposto, una volta che hai fatto il cruscotto, metti un software su che prende e calcola i numeri di cassa, scontrini, eccetera, piuttosto che di numero di chiamate collegato, ovviamente telefono collegato al software, eccetera, ti consente di avere dei numeri molto accurati.
se così non è, ti devi affidare un po' all'onestà delle persone. Ovviamente, quando è che le persone falsificano i numeri? Quando uno fa delle tragedie inutili per delle cose. Allora, se tu corri, faccio degli esempi, se i venditori non stanno vendendo e io vedo che i dati vanno male e chiedo e sono selvaticamente e faccio la sceneggiata, rompo le scatole a tutti, maltratto tutti, ma non aiuto nessuno a correggersi, io quella cosa non la modifico e loro tendenzialmente, per non essere rotti di scatole, falsificheranno i numeri fin quando io non capirò più qual è il problema. Se invece io vedo che un numero è sbagliato, c'è un dato che non va, e cerco di capire e aiuto le persone a correggersi, aiutandole, supportandole, dicendo guarda, l'errore che fai tu è questo, prova così, prova a dire questo al cliente, vedi che il cliente compra e lui aggiusta il metodo e ottiene il risultato, non ha nessun motivo di nascondermi i dati, no? Perché non ho fatto sceneggiate inutili o gli ho rotto le scatole inutilmente. Non so se mi sto spiegando. Sì, sì. Quindi, se tu c'hai una tecnica manuale, cioè nel senso siete in pochi e raccogli dati manualmente, devi affidarti all'onestà delle persone. L'onestà delle persone si mantiene se tu hai un atteggiamento costruttivo, intelligente, il che non significa di tollerare, io non tollero niente, però un atteggiamento costruttivo e di aiuto. Se hai tante persone bisogna un software. Ok Antonio, grazie. Abbiamo finito? Sì. Beh, vi è piaciuto il podcast? Allora, per favore, cliccate sulla campanella, iscrivetevi, commentate, condividete questo video con qualcuno che conoscete che ne avrebbe proprio bisogno. Per quanto ci riguarda, oggi abbiamo finito e vi aspettiamo venerdì prossimo per la puntata in cui parleremo di... Come gestire la crescita aziendale senza stress. Ah, come gestire la crescita aziendale senza stress. Bellissimo argomento. Vabbè, che vi devo dire? Ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!